Ho sempre dipinto su tutti i tipi di formato, molto grandi mai, cioè non ho mai fatto molti lavori enormi, 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 ho sempre fatto lavori grandi, ma anche perché comunque ho anche una statura molto, molto importante, insomma, sono alto 2 metri, quindi lavorare su dimensioni grandi non mi viene difficilissimo, mi viene quasi naturale, ma soprattutto proprio per il semplice fatto che il mio lavoro si incentra molto sul paesaggio e su ciò che avviene all'interno. Paesaggio più grande del quadro, più ho un respiro all'interno e posso muovermi inserendo anche parti che possono sembrare stranianti, ma in realtà sono funzionali a quello che voglio raccontare io. E il lavoro che sto facendo negli ultimi 2 anni, sempre all'interno del paesaggio, è popolato da queste piccole testine che simboleggiano dei reperti senza tempo. Volevo che queste piccole testine che si trovano all'interno dei quadri, quindi nello spazio bidimensionale della tela, fuoriuscissero per simboleggiare l'importanza e tra virgolette la serietà che affronto nel fare questo lavoro e quanto ci creda in questo sviluppo qui, e ho voluto vederle in 3D. Quindi il mezzo era tra virgolette la scultura. E ho iniziato questo processo con della schiuma poliuretanica e della vernice che sono gli smalti con il quale dipingo io. Ho iniziato a dipingere tardi, nel senso che avevo già 29 anni e lo facevo per gioco in un momento un po' particolare della mia vita perché ho fatto in precedenza un altro tipo di lavoro, un lavoro più comune e usuale. Poi il caso volle che me ne uscì appunto, non ho più fatto il lavoro che facevo in precedenza e ho iniziato a dipingere per hobby a casa. Mi sono iscritto in accademia a tarda età, a 30 anni, quindi sono arrivato a Palermo quell'anno lì perché prima abitavo nella provincia di Messina. E qui insomma si aprì tutto un mondo, non so, anche perché Palermo ha un suo humus specialmente proprio prettamente pittorico. Sono arrivate insomma le prime mostre, i primi acquisti da parte di collezionisti, che, con mio stupore, perché comunque da un lato mi stupiva, dall'altro lato era venuta come un processo talmente naturale che pensavo che vabbè, insomma, funziona così, è così che succede. Il percorso si è dipanato attraverso tanti cicli pittorici, cioè mi ricordo ho fatto come primi quadri, facevo delle scene esordì, addirittura con le scene proprio che si vedevano sul TG dell'11 settembre delle Torri Gemelle. Fu un fatto un po' che scosse un po' tutti. Io l'ho presi a pretesto per fare dei quadri, insomma, con un'immagine già risolta da reporter. Da lì poi iniziai a dipingere dei quadri con delle scimmiette bianche, quindi come intrusione nel quadro. Anche se sono passati 10 anni, mi rendo conto che queste testine oggi comunque hanno quella stessa funzione lì, quindi soltanto con un linguaggio ben diverso e più conscio di quello che volevo e che voglio raccontare all'interno del mio lavoro.